Buongiorno, buon martedì. Un casino totale, proprio un casino totale. Ha finito una e ha attaccato l'altro. Madonna mia. Praticamente allora io ieri sera sono andata a letto alle 10:30. Alle 11:30 ho sentito che mio marito si alzava perché Samuele dorme con noi. Allora, sto vizio che strofina i denti, lui proprio non lo tollera, sto rumore. Allora si alza e se ne va sul divano. Manco mezz'ora. Samuele inizia a vomitare tutto. Da allora non ho chiuso praticamente occhio. Niente, cioè, ho aspettato che proprio si facesse la mattina, su per giù le 5:30, ho acceso la caldaia perché ero completamente presa comunque di freddo, nonostante mi ero comunque lavata, visto tanto a letto non ci stavo. E avevo comunque questo bel pile, la vestaglia in pile sopra. Però poi alle 5:30 ho acceso perché dopo la mattina accendiamo sempre un pochettino e niente, proprio stanotte avanti, indietro, avanti, indietro, poi alla TV a vedermi un paio, qualche film, poi alla fine mi sono soffermata su fatto per voi, là, il menù di Benedetta, l'ho fatto per voi. E niente, stamattina poi un pochettino Samuele è voluto stare sulle ginocchia mie e un quarto d'ora mi si sono proprio chiusi gli occhi sul divano, però poi niente, c'è troppo, stati qua bello comodo comodo che mammina inizia a mettere lavatrici, stendere panni, passare la scopa, aggiustare le reti da capo a fondo, da cima a fondo, non da capo a fondo, da cima a fondo. Mamma mia. Stanotte mi sono dovuta rifare proprio tu completamente tutto il letto, ho dovuto passare quello spray alla candeggina sul materasso per togliere quello, più che altro quell'odore di acido. Poi ho messo un sacchettino perché poi giustamente dove si asciuga. Ho messo un sacchettino, una busta sopra e l'ho bloccata con il nastro adesivo. E niente, mi sono aggiustata. Ho cambiato coprimaterasi, lenzuola, tutto quanto. E l'ho rimessa a posto perché tanto poi non mi ci sono stesa tipo un pochino più che altro per la schiena, per le gambe, ma poi come sentivo che tossiva subito saltavo. Stavo non è cosa, dico qua, mi sto seduta, mi guardo la TV e via. È stato un tour de force, corre a destra, corre a sinistra. Aspettate un attimo che mi chiamano. Perdonate, avevo una telefonata in corso. E comunque mo sono le 11. Ho fatto tutto, ho messo pure un po' di profumatore dentro l'aspirapolvere così dopo che ce l'ho passata ha rinfrescato un po', ha profumato un po' l'ambiente. Sono stanchissima, c'ho sonno, mamma mia, però non chiudere occhio proprio completamente la notte, guarda che brutto, è proprio brutto. E niente, ci aggiorniamo poi dopo, mo vediamo un po', perché poi devo andare pure, aspetto che arrivano i miei che sono andati a fare delle commissioni, poi dovrei arrivare un po' al supermercato. Gesù. E ci aggiorniamo dopo. Allora, per noi Ianna era rimasta degli spaghetti di ieri che avevo fatto con i broccoli, poi ne è rimasta e l'ho fatta affettata. Allora, insomma, gli sto facendo il riso in bianco. E io sono KO.
Vediamo se oggi riesco un pochettino dopo mangiato, prima di lavarmi i piatti, di chiudere un po' gli occhietti, perché se no... 320, aspettate che mi chiamano. Ero stavo registrando quando sono stato interrotto da una telefonata, poi mi è passato completamente di mente che stavo registrando. Comunque la... al telefono era la maestra di Chiara che mi diceva di andarlo a prendere perché stava tutta moggia. A 10 minuti Erbatan diritta entra dalla porta e invece di girare a sinistra, perché se gira a sinistra è giusto, sì, invece di girare a sinistra è andata diritta al bagno. Yuhu! Ma che cosa vuoi più dalla vita? Nemmeno il Lucano, che si usa dire così, no? Manco quello. E niente, io ti sto buttando il riso a Samuele, dando la pasta. L'avevo tagliata, ma non riesce, non la vuole. Io ho quasi finito, ne ho solo un pezzettino. Allora, aspetta, devo fare l'anch'io, dammi quella chiave. Mi spiace, ho io. La precedenza, io sono il senior executive supervisor manager. Almeno vediamo come. Vediamo Anna come procede. I due piccoli comunque. Ormai per questi giorni qua. Li tengo a casa. Se ne riparla poi lunedì. Che arriva dalla scuola. Devi vomitare? Ma quando lo vedo che... Vabbè, finisco di imboccarlo. Ci aggiorniamo dopo. Peccato la carta. Lulu ha quel secondo momento rossa. Mm-hmm. Guarda questo. Quando sentite palla vuol dire che mi guardi. Questo è il cancello. Avvicinati. Non rende proprio per niente, è proprio rosso, rosso arancio, boh. Molto bello. Comunque non ricordo se l'avevo detto anche Anna. Siamo, sono tutti conciati per le feste. Intanto c'è questo virus in giro. Che facciamo? Comunque, scongelato. Della carne. Vediamo un po', poi nel caso faccio ancora un altro po' di riso bianco. E niente, qualche robetta si è asciugata, oppure due stendini proprio ultra pieni. E sul letto ho lasciato le robe del lavoro di mio marito con altri panni che giusto a riscaldare, diciamo, così poi li posso conservare perché dicevo che fanno asciutti. Che giornata interminabile, anche se pomeriggio un pochettino, mezz'oretta, forse gli occhietti li ho chiusi, ma non è la stessa cosa. Infatti vedete, inizio a fare la doppia piega qua della pesantezza, boom, oh boh. E niente, penso di concluderlo qua, non so come è messo, devo dargli una controllata, nel caso ci aggiorniamo dopo.
tra un pochino li metto, li metto a posto. Ho rimesso la bacinella lì perché ogni tanto tossisce. Prima, stamattina quando tossiva poi rimetteva. Che chi ce la fa a pigliarlo e portarlo in bagno? Che è un peso proprio massiccio, non ce la faccio. Chiara era un'altra cosa. Ma lui non è una cosa fattibile. E niente, oggi non ho fatto comunque granché. Anzi, si è fatto pure mo' più buio e quindi mi chiudo la persiana, così comunque si ci mantiene un pochino più caldo. Domani con i ragazzi a casa, che vediamo se gli dura solo qualche giornetto. È brutto, comunque il virus intestinale è proprio brutto, che poi ti prende, ti ha vomito, dissenteria, è proprio di massacra. Intanto ce n'è pieno anche a scuola, ne parlavano, è una cosa proprio pazzesca, c'è proprio pieno 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 pieno. E niente, un video piccolino, però ci siamo fatti comunque compagnia a me, anche se non faccio niente, anche se non ho niente da far vedere, anche sempre il semplice fatto di prendere il telefono e registrare mentre anche non faccio nulla, cioè proprio è come se fossimo insieme, mi rende felice. Perché poi alla fine quello è la realtà, quella è, cioè se un giorno non fai niente, non è che per forza devi fare un video con chissà che cosa. La quotidianità è anche questa qua, la semplicità dei video, della vita proprio reale. E niente, mi chiudo sta persiana. Volevo fare l'insalata di pomodori, ma evito perché comunque è super vietato mangiare i pomodori dopo che si è vomitati. Poi giustamente piacciono, se li vedono si ci calano, quindi evitiamo. E niente, io ringrazio tantissimo anche i nuovi iscritti, perché ho visto che ero arrivata a 430. Vi mando un bacio, veramente, ma molto molto contenta. E meno male che non sta passando nessuno, perché mi sono messa proprio davanti alla finestra, chi passa dice quella si è rimbambita, se parla col telefono. Oddio, comunque, grazie infinite, vi voglio veramente molto 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 bene e sono molto contenta di questo percorso e grazie che mi sostenete. E ci vediamo poi al prossimo video. Vi mando un bacio, ciao!